cosa che io non dimenticherò mai, una delle ragazze somale con dei giubbotti di salvataggio acquistate in Libia a $80 a giubbotto, con indicato il proprio nome e cognome, nazionalità, il numero di telefono dei familiari. Quando io ingenuamente l'ho chiesto, insomma, come mai aveva scritto appena queste informazioni, e perché mi ha risposto che erano consapevoli del fatto che comunque potevano morire, che quel giubbotto non l'avrebbe salvato la vita, e quindi almeno da morta poteva avere un nome, qualcuno può contattare i familiari. Io dai bambini mi sono immaginato spesso che mentre io metto i miei figli dietro in macchina per accompagnarli a scuola, immagino la mamma che vuole parlare ai bambini, vuole metterli, vuole sistemarli dentro un barcone. Un minore eritreo, che abbiamo notato che è in realtà una persona che non parla con nessuno, ha cominciato a raccontarci quello che gli è successo. Un ragazzo che purtroppo ha assistito alla morte di una bambina di siriana di 10 anni, che i scafisti hanno gettato il suo zaino con l'insulina e che purtroppo non ce l'ha fatta. Questo ragazzo ci ha raccontato tutta la scena. Per giorni e giorni lui immaginava la bimba che veniva mangiata dai pesci. Scusate. Stay calm. We will rescue all of you. Ricordo sempre il racconto di alcuni pescatori che ci hanno detto che loro, vivendo il mare, non avrebbero mai lasciato una persona in difficoltà. Ci hanno raccontato di, purtroppo, che molto spesso durante le loro attività di pesca nelle reti di aver trovato molti corpi, di aver trovato delle persone in difficoltà, di aver rinunciato alla battuta di pesca, di averli soccorsi e riportati in Tunisia. Per dei pescatori che provengano da un paese povero può vuol dire molto questo. Ho deciso di fare il mediatore e sono contento, molto contento di aver avuto la possibilità di farlo. Qualsiasi altro lavoro non è mai salvare vite umane.